atmosfera si respira? Di festa, dopo tanto tempo anche un po' di festa fa bene. La città del Natale continua ad incantare, inizia oggi infatti un lungo fine settimana da tutto esaurito ad Arezzo. Natale per me è una cosa bellissima, perché tutto dove c'è luce va bene. Dalla Fortezza delle Meraviglie ai mercatini tradizionali, dal villaggio tirolese alla ruota panoramica, il mondo fiabesco del Natale aretino continua così a richiamare turisti italiani ma anche qualche straniero. Centro-sud direi che è il punto focale di questi turisti, però dopo vediamo anche qualche tedesco, qualche europeo lo vediamo, diciamo. Fantastico com'è, come funziona, com'è organizzato e la gente che viene da tutta Italia. Una bella cartolina per la città. Molto. La manifestazione così comincia a fare i primi conti. Noi ci basiamo sulle presenze alberghiere e sul valore che gli studi sia di Banca d'Italia che del CNR attribuiscono ad ogni turista che dorme in una città. Abbiamo calcolato circa 60.000 presenze nell'anno precedente, nel periodo della città del Natale, attribuendo il valore che medio, stando sul basso, che danno questi studi di 100 euro per ogni testa, fate bene i conti, sono 6 milioni di euro che girano in città solo per quelli che vengono a dormire. Le strutture ricettive sono occupate al 95%, mentre sfiori il 70% all'extra ricettivo. Insomma, numeri importanti. Resta però un retrogusto amaro per gli albergatori. Il rischio è che per loro quest'anno dei record serva solo a coprire le spese. Purtroppo questo è il tasto negativo di quest'anno. Abbiamo avuto un'impennata incredibile, specialmente in estate, delle bollette. Ora un attimino si sono un po' ridotte, ma più che altro a cosa è dovuto? Alla stagione mite, che ci sta aiutando veramente tanto, non sta venendo ancora quel freddo veramente tosto che ci potrebbe far male, e anche a tanti piccoli accorgimenti che tutti noi albergatori abbiamo adottato per cercare di ridurre un attimino i consumi. Ma è una marcia indietro, per certi aspetti sì, ma è anche, come dire, è anche la presa d'atto che questo tipo di iniziativa, che ricordo la giunta prevedeva che, come dire, insieme ad altre iniziative volte al contenimento dei consumi energetici, erano di tipo sperimentale, appunto, come tutte le sperimentazioni, poi i feedback che se ne ricava poi possono essere, come dire, supportare poi delle scelte diverse. Quindi abbiamo avuto in questi giorni numerose segnalazioni da parte di cittadini, imprese, operatori di servizi pubblici che appunto manifestavano determinati tipi di problemi, di disagi, per cui è stato ritenuto che questa sperimentazione al momento terminasse. C'era anche il periodo natalizio in cui si avvicina, quindi c'è più movimento, e anche il periodo dell'anno che ovviamente è più buio, perché poi dopo da gennaio già le giornate inizieranno a essere più lunghe, le giornate di luce, quindi anche l'effetto poi si potrà in qualche modo rivalutare come riintervenire, ecco, nel caso. Però, ma questo è stata una scelta dettata un po' dalle condizioni del cotone. Ecco, allora, intanto volevamo capire se è stata una scelta che effettivamente ha determinato un risparmio, e leggendo un po' tra le righe di quello che dice lei adesso, è un qualcosa che è una sospensiva, diciamo, di questa decisione, o comunque tornerà tutto come prima e non tornerete, insomma, su questa decisione? Questo ora non lo possiamo dire. Al momento è una sospensiva. È una sospensiva per le motivazioni che ho detto, e poi sono anche dichiarate in una delibera, insomma, che nasce appunto, come ho detto, da questo riscontro che abbiamo avuto nelle nostre cittadine. I risparmi stimati sulle due ore di, diciamo, di non accensione erano stimati per il 2023 intorno a 300.000 euro. È chiaro, questo, i risparmi dipendono molto dal costo dell'energia. Il costo dell'energia viene rivalutato nel contratto che abbiamo ogni 3 mesi, quindi i conti le potremmo usare solo a consuntivo. Quindi consuntivo 2003. Si era fatta una previsione, perché nei bilanci della pubblica amministrazione bisogna accantonare delle somme previsionali e poi dopo devo fare i conti finali. Lo scenario non è bello, ribadisco il concetto, quindi la paura e il rischio
è quello che poi, se la situazione da un punto di vista dell'approvvigionamento di gas metano per il sistema paese dovesse in qualche modo andare in sofferenza, che poi vengano prese delle iniziative dall'alto di taglio. I cambiamenti climatici mettono a dura prova i nostri territori, lo abbiamo visto a più riprese. L'attività del consorzio di bonifica è un'attività preziosa per la manutenzione ordinaria dei nostri corsi d'acqua. Proprio in questo periodo abbiamo sviluppato insieme agli amministratori locali il piano dell'attività per il 2023, un piano dell'attività ricco e attento alle esigenze del territorio. Purtroppo però abbiamo visto che in tanti casi l'attività del consorzio non è sufficiente, perché troppo spesso c'è bisogno di nuove opere o di opere straordinarie per riportare i nostri territori a un livello di sicurezza e di resilienza maggiori. E abbiamo spesso constatato che scelte non troppo curate in passato, soprattutto in termini urbanistici, oggi rendono questi territori estremamente fragili. C'è bisogno quindi di una visione politica nuova, di scelte coraggiose e di risorse, perché il territorio del nostro comprensorio sia sempre più resiliente e sicuro per i cittadini. Una nuova struttura polivalente a Pieve Bresciano, realizzata in sostituzione della vecchia scuola ormai da tempo dismessa. Si tratta di un progetto già finanziato all'interno della convenzione che il comune di Pergine Laterina sta stipulando con il Ministero. Questa scuola verrà totalmente demolita, verrà portata più avanti sul fronte strada in modo che si abbia anche un ingresso a piano terra. Ci verranno riportati ovviamente gli ambulatori medici, verrà realizzata piano superiore una cucina pubblica e oltre ad una sala polivalente ad uso e consumo dei cittadini, delle associazioni, magari anche per poter fare una ginnastica dolce per i nostri cittadini più anziani. Quindi è un progetto che porterà di nuovo la nostra polivalente a rappresentare un centro di aggregazione sociale per il paese di Pieve Bresciano. E dopo il progetto per la costruzione di una struttura polivalente arrivano a Pieve Bresciano anche i progetti di riqualifica per le due piazze del paese. Avevano una pavimentazione storica in pietra che poi è stata tolta con le successive modificazioni anche dei sottoservizi, verranno ripristinate in pietra con un disegno storico. Si tratta della piazzetta Serristori e della piazza di Jacopo Ghezzi, quindi daranno di nuovo una caratteristica storica a questo borgo, che ricordiamolo è un borgo antichissimo che fa parte appunto del comune di Laterina Pergine Valdarno. Ripartita dal maestro Donato Renzetti la stagione concertistica aretina 2022-2023 promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo e il Comune per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Dopo il grande successo della prima all'Auditorium Guido d'Arezzo, l'appuntamento è stato con il concerto di Natale al Teatro Petrarca dell'Orchestra della Toscana, diretta appunto dal maestro Donato Renzetti. Sul palcoscenico un programma che corrisponde ad una gioiosa festa dell'ascolto con due grandi capolavori. Abbiamo due sinfonie di due grandissimi autori, Mendelssohn e Beethoven. E la prima è l'italiana. Perché si chiama italiana? Perché Mendelssohn fece un viaggio in Italia e rimase molto impressionato del nostro folklore, tant'è vero che l'opera sinfonia finisce con un saltarello, una specie di tarantella. E il secondo tempo in particolare, perché lui fu impressionato da un funerale a Napoli, questi cavalli, si usavano i cavalli con i pennacchi, e scrisse questo adagio vedendo proprio il caro funerale che poi scomparve dietro una strada. Quindi un poema sinfonico, tra virgolette, sull'Italia. La seconda è una sinfonia particolare delle nove sinfonie di Beethoven, perché è l'unica che non ha una storia precisa, ma è, diciamo, come lo diceva Wagner, l'apoteosi della danza. Sentiremo dei ritmi di danza, si può ballare, essendo vicino al Capodanno e Natale. È un augurio che il nuovo anno porti sempre cose nuove, belle e soprattutto di cultura.
Siamo a San Giustino Valdarno e c'è la sede della Tramontana, che è una banda ormai conosciuta, molto famosa. Il 17 cosa farete? È il 17 la banda della Tramontana, come di consuetudine, farà il concerto di Natale, che riprendiamo quest'anno dopo 2 anni di inattività dovuta al Covid. Quindi quest'anno, come è tradizione a San Giustino, la banda sotto le feste di Natale fa questo concerto per il popolo di San Giustino e chi vorrà partecipare, presso la sede dell'MCL di San Giustino. Seguirà poi domenica il pranzo di Natale, come ormai è tradizione da decenni. Siete molto attivi, eh? Sì, siamo molto attivi. Le ragazze hanno preparato tutti i balli, quindi vi aspettiamo numerosi a vedere il nostro concerto. Siete tutti invitati. Finalmente una gioia, un petalo di fiore si è staccato e ha detto sì, siamo a Cecina in finale, in semifinale. Quindi le prime 4 della Toscana, le prime 4 squadre della Toscana di Serie C, una bella soddisfazione, una squadra contro una squadra senese che è venuta qua con l'intenzione di vincere, con tutte le prerogative per vincere. Però noi siamo stati più forti alla fine del Salmo e quindi li abbiamo dominati. No, vabbè, questo è un bel traguardo anche per la società da un punto di vista d'immagine, arrivare alle Final Four di Coppa Toscana. La cosa più che altro mi ha fatto piacere stasera è che siamo riusciti a mettere in campo tutti i giovani, anche i ragazzi che non erano mai entrati in campo durante il campionato. E niente, siamo arrivati a questo traguardo, poi ora a gennaio vedremo. Perché sarà un impegno tosto, perché saranno 2 partite ravvicinate in un momento della stagione un po' particolare, perché siamo dopo le vacanze di Natale, quindi però siamo contenti. Stasera ho visto anche un buon atteggiamento da parte di tutti, quindi avanti così. Ora testa a Val di Sieve, che è altrettanto, se non più, importante. Il nostro presidente Mauro Castelli, stasera una bella boccata d'ossigeno contro una formazione che era venuta ad Arezzo per fare un unico boccone dei nostri ragazzi, dei ragazzi si è parlato, 3 ragazzi, 4 ragazzi praticamente in campo contemporaneamente, dimostrano ampiamente che il valore dei nostri giovani è veramente ad alti livelli e quindi ci sarà un futuro non solo per loro ma sicuramente per la SVA. Sì, giustamente se non si provano i ragazzi su queste partite al di fuori, diciamo, del campionato, quest'anno lo spazio è un po' difficile perché molte squadre dobbiamo giocarci punto a punto, quindi i ragazzi trovano sempre meno spazio. Oggi invece Marco ha dato molto spazio a questi ragazzi e devo dire che sono stati anche molto bravi. Ovviamente non sono quelli che devono fare 30 punti, però una partita un po' strana, un po', diciamo, sotto quello che è il vero valore di tutte e 2 le squadre. Siena sicuramente non aveva il dente avvelenato come in altre occasioni, però insomma è la seconda partita che vinciamo con Siena e questo ci fa onore e in casa fa molto piacere.